I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso. Buongiorno a tutti ragazzi, questa è Radio DJ. Questo è il volo del mattino, molti di voi ieri non ci hanno ascoltato, era lunedì il 1° maggio, non eravate al lavoro, non andavate a lavorare, insomma, quindi avevate altro da fare, qualcuno dormiva, qualcuno si è dedicato ad altre cose. Bravi, avete fatto bene, noi eravamo qua, eravamo qui al chiodo a tirar la lima come sempre e volevo dire che in questo, ma anche il 25 aprile, insomma, tutti questi giorni che non si capisce chi va a lavorare, chi non va, non si capiscono una serie di cose, volevo dirvi che abbiamo cercato di fare delle brutte puntate, perché ci scocciava un po' fare quelle belle senza la presenza dei nostri fedeli ascoltatori e magari stare qui a sedurre quelli nuovi. No, noi il meglio lo teniamo per il nostro cliente. Sapete che io vengo, diciamo, da un'estrazione sociale, da commerciante, artigiano, commerciante, la mia famiglia così, e quindi ricordati come si fa ad agganciare, quando tu hai una macelleria, come fai ad agganciare il cliente? Qual è la strategia di marketing? Buongiorno, chiedimi qualcosa. Vorrei del macinato misto per fare. Guardi, oggi a lei non glielo do perché oggi no, glielo do un'altra volta. Beh, capito? E tu dici. Allora deve essere fresco. Ha ragione. A me, capito? A me, se non è fresco, a me non me lo non dà. Me lo dà. No, guardi, magari è freschissimo, però un giro bisogna fartelo così. Mi fai sentire. Speciale! Coccolato. Guardi, guardi, oggi il macinato preferisco non darglielo. Poi vedi gli altri clienti prendono il macinato. Tutto macinato la signora lì che scoccia. Quindi, cari ascoltatori, noi il meglio lo teniamo per voi. Sì. Oggi siete tornati tutti? Direi. Siccome non eravamo sicuri, non sarà ancora la puntata ormai top. Ormai arriviamo fino a venerdì. Ragazzi, il top è lunedì prossimo, ve lo dico da oggi, da qui fino a... Poi c'è il 2 giugno. Finiamo il magazzino, da qua fino a venerdì. Oh ragazzi, basta, io non ce la faccio più con sti ponti, lo so che è una roba bella per molti di voi. Io mi dà proprio fastidio. Poi abbiamo finito, 2 giugno. Lo spezzettare sta roba, non si capisce, mi dà fastidio, i bambini a scuola, sì, i bambini no a scuola, tu vai al lavoro, ma i bambini non vanno a scuola, non si capisce niente. Io voglio la routine, bella, la routine, stipendio fisso, non ci dovete rompere i maroni, niente rischi. Niente imprevisti. A sto punto fino dopo il 2 giugno. Adesso il 2 giugno si sta a casa, è un venerdì tra l'altro il 2 giugno, quindi altro pontone, ma basta. Poi novembre. Poi ogni santi è morto. No, Ferragosto. Felicità. Suppose I have used it. Felicità. Bene, bene. Invece se c'è una persona con grande ego, quelli con grande personalità, grande ego, che se la menano così, tu devi dire... No, guarda, questo qua per te è un po' troppo, però questo è molto bello. Che questo per te è per altra gente, no, questo è un po' troppo per è te. Perché non lo sai valorizzare, esatto. Lo dico per te. Cioè, no, ma adesso questo qui per te non è ancora il momento. Invece questo dovresti pensare. Capito? Invece io voglio quello lì. Mi sarebbe da fare un pippottone subito su Polifemo, la storia di Polifemo, l'Ulisse, no? Polifemo è gigantesco. Con un occhio solo. E c'ha un occhio solo. Ho capito. Quindi cosa succede? Chi è grosso, grande ego, è la metafora di questa cosa qua, con un occhio solo. Cioè cosa succede quando hai un occhio solo? Non vedi la profondità. Quindi le persone col grande ego non vedono la profondità. Ecco. Se tu le sfidi di petto come loro, ti schia, non vedono la profondità. Quindi loro si ingarellano. Più ne parli male, più li attacchi, più loro si rafforzano. E invece devi dire io non sono nessuno, cioè il contrario, cioè stai basso, io non sono nessuno, loro sto coglionato qua sotto la capito? Pecora, esatto, io non sono nessuno, te sei grotto, te sei intelligente, sì. Tu sei bravo e intanto con la manina gratti, vabbè, ma non facciamo più è stato nessuno. Oggi dobbiamo ridere ragazzi, ma scusa devi essere la sigla così.
troppo indietro. Mauri. Allora, ragazzi, oggi dobbiamo fare allegria, perché siamo tornati e a parte che c'è. Siamo tornati, ma noi siamo sempre stati. Sì, però tutti insieme la famiglia. Sono tornati. Questo tempo grigio, un po' piove, ho visto un pezzettino girando, c'era concertone. Cioè, il concertone che diluviava. Pioggia battente fissa. Ah, bene, bene. Cioè, no, bene per la città, dico, mi spiace per loro, ma io quando piove. No. Bene per la falda. Anche quando c'era qua la design, lui mi è spiaciuto, che, cioè, perché comunque c'han fuori le robe, i mobili, di così, cartone. Di cartone. Però per la città a noi ci serve un po' di acqua. Sì. Allora, sì. Volevo dirvi. No, dobbiamo ridere, perché siamo tornati, è peggio di un lunedì, perché è un martedì e. Però festa è meglio invece, perché siamo già più vicini al weekend. Però da ripartire è più duro. Io oggi ho due caffè, mi sono chiesto alla Stefi, mi dai anche il Nescafè, che non erano finite le cialde, mi sono fatto il Nescafè. Dobbiamo ridere, ragazzi, dobbiamo ridere. Allora, quindi? No, niente, ieri per ridere sono andato a rivedermi, a risentirmi, che mi fa sempre ridere, le mie due o tre cose che mi fanno ridere. Ok. Se volete ve le ripropongo. Allora, facciamo così. Te le ripropone? Allora, te le ripropongo. Te la ripropongo. C'è un ascoltatore che dice che Polifemo è nato dagli scheletri degli elefanti nani trovati in Sicilia. Ma veramente? E quella proboscide lì dov'era? Cioè, il mito di Polifemo tipo esempio il nanismo insulare. Scusatemi, ma la proboscide non si è mai vista. Chissà come era nudo Polifemo. Io so solo che quando gli stressavano, lui diceva: ragazzi, non rompetemi la palla. Uno di tutti. Tutto di uno, ma non mi rompete la palla, sì. Adesso noi mettiamo questa e poi ridiamo. 3 4 5 6 7. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Che il bassista ha quella mentalità lì, di quello che è la spina dorsale, no? Il basso e il contrabbasso sono la spina dorsale della canzone, ma anche delle band, insieme al batterista di sotto. C'è persone che non amano stare in prima linea, però che tengono la struttura. A parte Flitter e Dolce Vita, perché non sta proprio in seconda linea, diciamo. Ti dice così, infatti c'è la famosa barzelletta, che adesso è lunga, non ve la racconto, di questa band che sta diventando tipo i Maneskin, che da zero diventano famosi in tutto il mondo. I Maneskin. Sì, faccio un esempio, che quelli che riescono ad avere successo, comunque, a parte che hanno fatto loro di con la gavetta, però intendo dire quella roba lì mondiale, così, a un certo punto devono firmare il contratto, arrivano un sacco di soldi e tutti, ogni musicista pensa, quindi il chitarrista dice, vado a vivere a Los Angeles, a casa con la piscina, mentre suonano, suona la chitarra sul palco e dice, vado a suonare mi compro la casa con la piscina, il batterista dice, compro l'aereo privato, mi faccio il corso di paracadutismo, e sai che i batteristi come i portieri sono quelli un po' matti. E poi dopo, quando arrivano al bassista, fa sol do, nel senso che lui rimane lì nella sua cosa, no? Non sono grandi sognatori, dicono, sono strutture mentali. Dimmi. No, io ho un po' di messaggi random. Sentiamo, aspetta, arrivo. Ciao Fabio. Quindi, solo per capire, oggi non devo ascoltare? Cioè, oggi puntata un po' così sottotono, lunedì prossimo invece top del suono. Solo per capire. Ciao! Allora, intanto dobbiamo chiarire una cosa, che il nostro sottotono è comunque sempre un livello più alto, cioè è un'altra categoria. Cioè una partita di Champions giocata meno bene, e comunque il resto lo vedete, il resto della radio sono di tutta serie B rispetto. Così spingiamo. Mega. Non sono nessuno, dov'è un po' di fermo, non sono nessuno. Vai. No, mi avete aperto un mondo. Io che pensavo che il mio macellaio fosse così carino con me. Ma che? No, perché poi dopo te ti dà quella lì, no? Ma dopo alla cliente dopo gli dici, no, guardi, la coscia di pollo oggi le do. Ho un bel carne trita buona. Cioè, se la deve smistare. Ognuno così. Si sente speciale. Come trattato lo vedi? In un modo speciale. Quando vai al ristorante e che si vede che lo chef chiama i camerieri prima di iniziare ad aprire il ristorante. Sì. Dice, raga, qua ci abbiamo 20 aragoste da dar via oggi, perché sennò domani le devo buttare. Quindi tu arrivi e dici, io vorrei della panna cotta, ma una bella aragosta, cos'è? Dici, ma sono freschissime. L'altro giorno ho detto, sai che vorrei un bel pesce? Io ho detto, magari siamo in due, ce lo fai o al sale, così.
e metto, ma due scampetti? E io, no, ma sei proprio un pesce, proprio un bel branzino, una roba. Pesce. Però c'ho due scampetti, e ho detto, vabbè, senti, dammi gli scampetti. Ma poi te sei anche Fabio Volo. C'è il famoso, c'è il famoso, la scena c'è in La vita è bella di Benigni. Sì, non certo. Te ricordi che c'era l'insalata, che non aveva niente al ristorante. Aspetta. C'era l'insalata e poi la viola. E i funghi fritti. Esatto, fritti. Molto fritti. Se no c'è un salmone. Comunque, a proposito di ridere, ieri mi è ricapitata questa cosa di questo programma radiofonico, l'avete già sentito, ma fa sempre ridere come ride il DJ, cioè quello che fa il mio lavoro in questo momento, che chiama l'ascoltatore e dice che vuole la canzone, sono sudamericani, quindi lui dice, la canzone quale vuoi? Essi sono Reebok o sono Nike? Queste sono Reebok o sono Nike? Sì. E il DJ non capisce. Quando poi lo capisce, ride, fa ha ha, e poi alla fine fa dalla soddisfazione, ti giuro, mi fa piangere dal ridere tutte le volte. Senti. No, io lo che quiero pedir, a ver si tu me pones una canción. Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Mi brother. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice: ¿esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Será esta, brother. Esa misma, bro, esa misma es. Senti come ride, senti come. Ma l'hai tolto? L'ha tolto. No! Sì. L'ha tolto. Aspetta. Senti, Questo gli ha chiesto sono le Reebok o sono le Nike. Stupendo. Oddio mio. Dai, mettimi il. Mettimi lui. Come tu ti chiami? E lei appunto, lei disse, mi chiamo come il nome di un fiore. Sì, cioè sono belli come ridono. Sì. Lui, Giro. Dice, Giro. Asfodela, sì. Tulipana. E lui dice, no. Artensia. Orchidea. Margherita, tutto. Dio, vada. Allora gli disse da ultimo, porca, tu ti chiami la mia Pisciana. Senti. Oh God. Come se la ridono lì? Sono all'angolo della strada e si mettono praticamente in ginocchio dal ridere. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Cos'hanno in comune? Cos'hanno in comune la canzone di prima degli AC/DC, Shut Down in Flame e Ricominciamo di Pappalardo, che sono tutte e due del 1979. Ma va. 79. Quando è nato Maurizio, l'anno di Maurizio. Le disgrazie non vengono mai da sole. Ah. Come il babbo. Allora, abbiamo trovato anche la scena di Benigni, che ha solo praticamente, il cuoco gli dice che ha solo un'insalata e del salmone, mi sembra, deve riuscire a piazzare. Lui la porta al medico, te lo ricordi? Il medico, okay. Quello con cui sì. Fa di solito gli indovinelli. E a lui ha portato il salmone e l'insalatina. Però lui non ha fame. Arriva un altro cliente, cerca di rivogargli la stessa roba. Vai. So che la cucina è chiusa, magari è una cosa fretta. Quello che trovate. Guardi, qua è tutto buonissimo. Scegli lei. Qualcosa di leggero. Beh, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto, intriso, impanato, altrimenti pesce. Pesce. Bene. Abbiamo un rombo grasso, oppure baccalà imporchettato, intriso, unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro. Un salmone, molto gentile. Contorno? Anche il contorno. Vabbè. Certamente. Abbiamo funghi fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamusa, o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera, se no niente. Un'insalatina leggera? Mi dispiace perché i funghi fritti è veramente eccezionale. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco. Perfetto, più presto che puoi, per favore. Faccio il possibile. Ah, è come quando devi vendere una bottiglia di vino, che le metti a fianco una che costa pochissimo e una che costa tantissimo. E così tu compri quella nel mezzo.
Ma sai che si fa anche questa cosa qua? No, quindi scusami, io vengo da te in enoteca o no, dove, supermercato? Anche al supermercato, dove vuoi, ma anche sui menù, anche sui menù. Tu metti, scusami, metti su, anche sui menù, metti dei vini che tipo 20 euro, vini da 300 e 300 euro, e poi ne metti uno da 35, e tu dici, dai, ho 35, capito? Perché per vendere quelli nel mezzo. Certo, come certo. Nei supermercati si paga, le aziende pagano per il livello dell'altezza della mensola. Ovvio. Poi se sta vicino alla cassa, se sta lontano dalla cassa, se sta, capito, all'ingresso appena entri. C'è una scienza, cioè è veramente quasi matematica. Sì, lo so, perché io ho amici scaffalisti. Sì. Sai che il mio sogno, uno dei miei sogni, non so se ce l'avete anche voi, cari ascoltatori, forse perché vengo dalla generazione dove ho visto quel film zombie di quelli che stavano chiusi dentro in un centro commerciale in America tutta la notte. È una delle cose che mi piacerebbe. Cioè, mi piacerebbe ogni tanto, sono al Carrefour così alle 6 lunghe, così dico, vorrei nascondere qua dietro le noci, così. Poi chiudono tutto e io stanotte esco e c'ho tutto il supermercato gigante, perché poi non è che ci faccio delle gran cose. Anche perché ti toccherebbe aprire le confezioni, non faresti mai. No, però per dirti, io avendo il negozio da ragazzino, che era anche una specie di mini market, quando io poi ero adolescente, e ci facevamo i cannoni, e poi avevo le chiavi del negozio. Tu immagina portare 4-5 ragazzi di Brescia strafatti di Cilum, gli aprivi il negozio, partiamo dai Wüster con le meringhe, la Nutella. E invece mi dicono che non si può, perché la notte ci sono gli scaffalisti che rovinano il mio sogno. Che sono lì a mettere sulla roba degli scaffali. Ma figa! Ma allora, lì c'è al Carrefour, c'è il sacco delle noci, quello grande. Io di dietro dico, io qua dietro mi potrei nascondere. Qual è il sacco? Io di dietro, tutto così. Poi al mezzanotte, hopla! At any rate, that is what we are going to try to do. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Scusa, ma ci ha scritto un ragazzo che lavora all'IKEA? Oh, sembrerebbe. Che dice che ogni tanto trovano le persone negli armadi. Ma di non dare queste idee all'IKEA, non farli venire a dormire o a fare altre cose, che già abbiamo tanto da fare. Poi bisogna anche controllare la notte quelli che si nascondono negli armadi. Ma come? Impazzire. Sotto il letto. Vuol dire che non sei originale. Vabbè, scusate, l'abbiamo pensato tutti. Perché tu cosa fai, no? Spengono tutto. Intanto non devi seguire quella corsia lì, ma ti puoi tagliare. Sai che io, per esempio, che vado per prendere le candele, la prima parte non me la faccio, taglio subito. Però giunto non capisco più la direzione. Vabbè. Però tu, colazione in una cucina che hanno costruito loro. Ma che con quale cibo? È finto, è tutto vai finto. Vai su a prendere le palline di salmone, le meatball e il salmone e i biscotti, quelli lì di Natale. Vai giù, fai colazione in una cucina che hanno fatto loro. Sì. Ma non è che devi sparecchiare. No. Poi tu ti alzi, vai a mangiare l'altra a fianco, poi ti fai una cameretta da single, così, poi dici... Nel monolocale. Sì, poi dici, se avessi dei figli, vai in quella là dove c'è il letto castello. Ragazzi, fai finta, ragazzi, adesso andate a dormire. Ma dacci 20 peluche, porca troia! Ma poi ti ricoveriamo, però, come è possibile? Papà, porca puttana, ci vuoi dare almeno 20 di quei peluche? Dai, ti prendo la renna, la scimmia, la balena, no, piglia tutto, poi un po' di salmone, te lo tiro in faccia, che tanto è gratis. Aspetta. Comunque IKEA c'ha tutte le tartarine buone, buone. E in più sopra, quando ci andate, ricordatevi che ha una macchinetta per il caffè gratuita per tutti i clienti. Mai non ci va mai nessuno. Non si sa. No, non la sapevo, io rubo la matita. Per la ricorda, per la riem classico. Non la matita, la manciata. Che la certo, la stai lì con le la matita è il metro, dico, se mi può sempre servire quel metro di carta. 3 o 4 che poi punto. Vabbè, io ho sognato per 2 notti consecutive. Che uscivamo a prenderci una birra. Prima sera mi raccontavi i tuoi problemi familiari. Solo una sera. E la seconda sera. Niente, non ricordo. Probabilmente qualche cavolo. Altri problemi. Allora, tanto che ti ho raccontato i miei problemi familiari solo in una sera, sono stato bravo. Seconda, probabilmente nella seconda abbiamo fumato. Ma perché devi ammorbare? Non sei ascoltatore anche in sogno. La seconda abbiamo fumato, per quello non se lo ricordo. Mi ricordo che sognavo di fare il cantante. Allora, Fabio, dimmi. Fabio da Brescia. Ti va male se vai al Carrefour
A Brescia aperto 24 ore su 24, quindi sì, puoi nascondere quanto vuoi, ma ti beccano. Dove abita mia mamma c'è il Carrefour 24 su 24. Ascoltami, io e il mio attuale fidanzato, ci tengo, quando io leggo così in prima persona, ragazzi, sto leggendo i messaggi, perché a volte io leggo così e poi mi arrivano i messaggi. Stamattina hai detto che... E io ho detto, ma no, adesso ho detto, io e il mio attuale fidanzato, domani, sai che vabbè, per quello si è separato, perché gli piace il cazzo. No, state buoni. Allora, a proposito di che, Rachele, adesso dico il nome. A proposito di Ikea, il primo bacio col mio attuale fidanzato ce lo siamo dati nel bagno dell'Ikea. Adesso la domanda è: il bagno dove si va al bagno, giù all'ingresso, o il bagno quelli lì finti? Bisogna. I bagni quelli veri non sono un granché. No, però posso dire? Per essere svedesi non sono un granché. Occhio quello che dici, che qua adesso magari hanno investito 2 euro sicuro, di pubblicità. Passaggio. Fabio, io facevo il panettiere in un supermercato. Entravo per primo, 2-3 ore prima, buio, silenzio, una paura. E poi non puoi andare in giro come c'hai voglia. Ci sono gli allarmi nei vari reparti. Parti. Che palle. Poi mi dimenticavo, facevo partire gli allarmi, arrivava la polizia, vabbè. Sì. No, vabbè, quello paura. Gli allarmi sì, perché c'è dentro voi che ci lavorate. Ma allora paura di... perché una paura? Non lo so, comunque è grande, sento buio, boh, non lo so. Vai. No, dico con un triciclo, una bicicletta, proprio quei supermercati, quelli grandi. Sì, come Shining, esatto. In giro. Ho altri messaggi. Vuoi ora? Pensate che io sono il proprietario ormai ultra ottantenne di una catena di supermercati, quindi no, povero. E lui ancora va nei supermercati a mettere disordine negli scaffali, perché dice che quando la gente vede tutto ordinato significa che lì non ci ha messo le mani nessuno. Ma ne fa tante. Aspetta. Quando deve vendere un prodotto, toglie quel prodotto e lascia lo scaffale mezzo vuoto, così la gente vede che quel prodotto va via. Gente che ne sa. Sono state pure studiate. Scarsità che ti dà il senso di prezioso. Infatti, no? Mio papà, no, quando magari pioveva, sai che si buttava la segatura, diceva che durante il giorno, la mattina, il pavimento non deve essere lucido, cioè deve essere pulito quando apri, però alle 10-11 del mattino, cioè si deve capire che è entrata la gente, perché c'è stato un bel via vai, dopo lo ripulisci per il pomeriggio, non è che lo pulisci subito, e dico, qua non c'è stato nessuno. Ti è capito mai quei ristoranti? A me mi fa ridere quel ristorante che è murato di gente, poi a fianco c'è uno, quei tavoli vuoti, e tu dici, ma perché qua... Che bella, magari ne entra uno, è buono, ne entra un altro, è buono. Invece lì, capito? Quindi quando apri il ristorante portate gente gratis i primi giorni, non lo so. Come fai però? Mio amico che lavorava con i politici, faceva questa cosa molto interessante. Quando arrivava il politico a fare il comizio nella scuola, cioè nella scuola, nel teatro, nelle stanze dove c'erano le sedie che si potevano spostare, l'ho già raccontato, lui toglieva delle sedie apposta e poi i giornali facevano gente in piedi, posti in piedi. Era tutto pieno con gente in piedi. Adesso gli hai portato via le sedie. Qua ci sarà qualcuno dei nostri ascoltatori che fa questi corsi di nudging, che si chiama, senti un po'. Ciao, bravo Fabio, si chiama nudging, che sarebbe una spinta gentile. Nessuno ti dice cosa fare, ma praticamente lo fai. Inducono a farlo. Quindi sarà una scienza di gente che studia. Ciao, il marketing, le neuroscienze, la persuasione in generale. Quindi non siamo liberi di scegliere. A pensarvi. No. Scusa, mettiamo il disco adesso. Sì. No, ma non mi metti quello lì? Mi metti il mio? Sì. Mi metti il mio così a bomba così? Non c'è tempo poi di metterlo dopo. Va bene, dai. Allora andiamo nella foresta, che tanto che non la si metteva. Proprio. È tanto che non si metteva. La luna. Il volo del mattino è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. L'unità. Una volta a Milano, zona di locali, ristoranti tutti pieni tranne uno, quello che abbiamo detto adesso, no? Tutti pieni tranne uno. Allora io e la mia ragazza ci siamo impietositi e siamo entrati. Oh, faceva cagare. Ma va! Però bravi, che ha detto, dai poverini, andiamo dentro. Ah, merda, cioè, hai capito perché era vuoto. Perché lì non sai se è vuoto perché è appena aperto. No, ma o se anche è vuoto perché è passivo. Allora, siccome è anche molto energetico, ci sono dei posti anche se cambi 20, vero? Non partono, c'è l'energia negativa, qualcosa di negativo. Sono fondi con la... Tu devi andare lì con lo sciamano, con le piume, il palo santo, il vescovo, devi il vescovo, non capisci perché. Quei posti
posti lì non parlo. Oppure una cosa che succede tantissimo, e qui a Milano ci abbiamo mille esempi, sì, nei miei 30 anni di Milano, posti scrausi, pieni di gente, però... arriva la nuova gestione, fa tutto nuovo, bello, pulito, non ci va più nessuno. Esatto. Tu dici, decine lì, vicino di a casa tua, non lo voglio dire il nome, ma vicino, sì, a casa tua, quello, sì, lì, quando sono venuto a vivere a Milano, era murato di ragazzi. L'ha, sì, preso uno, ha fatto tutto a posto, figo, vuoto, si è mangiato i mattoni. Classico. È un classico. Sentiamo ancora questo. Un po' di messaggio. Dai, aspetta, arrivo. E ciao Fabio, dalle mie parti c'è una discoteca che ormai è molto 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 famosa, che la prima settimana di apertura è restata senza persone, ha lasciato le buttafuori a dire che non c'era posto, mentre dentro era completamente vuota e deserta la discoteca. In questo modo la prima settimana, lasciando tutta la gente fuori, ha creato l'aspettativa l'hype di wow, chissà quanta gente c'è, però, chissà quanto è esclusivo. Però la mia domanda è, ma il parcheggio? Ha chiesto alle concessionarie di mettere delle macchine finte lì. Ah, perché dici sicuramente ha discoteca, c'è il parcheggio vuoto. Beh, non lo so, perché per esempio a Milano il parcheggio non c'è. Ah, giusto, nella grande città sono venuti tutti. Non so se l'avete visto anche su Instagram, così i carri armati finti, sì, che lo facevano anche nella seconda guerra mondiale, noi carri armati gonfiabili, per far. Ce ne sono di buon capito, 3.000 da lontano sembrano veri. Sì. E lì magari ti ha messo le macchine cartonate. Ciao, volevo solo dire, Fabio, ti voglio tanto bene. Tutti i giorni ti voglio bene, ma oggi guarda, ti abbraccerei. Quindi hai fatto il tuo, puoi andare a casa sereno. Grazie. Cosa abbiamo fatto? Magari perché abbiamo messo l'unita, no? Non so cosa hai fatto nello specifico. Ho un altro messaggio lungo. Sì, quella. Però all'università lavoravo part-time in un bar in piazza a Parma. E il proprietario aveva un accordo con un gruppetto di persone anziane che tutti i pomeriggi venivano a sedersi al tavolo in piazza per appunto occupare la piazza e far vedere che il bar era frequentato. Avevano questo accordo, lui gli offriva un giro, credo, e loro erano lì per diverso tempo a chiacchierare seduti comodamente. E intanto facevamo vedere che il bar era frequentato. Noi facevamo, un abbraccio ragazzi, buona giornata. Quando lavoravo in discoteca facevamo ingresso gratis alle ragazze. Ma c'era. Sì, quando ancora c'era la divisione tra uomo e donna. Adesso non so se esiste ancora ingresso gratis per le ragazze. Non si può più, è anche offensivo, Allora, oggi è il compleanno, fa 81 anni il signor Garimberti. Catametron. Esatto, questa mattina si è svegliato e gli ha detto: auguri, sai quanti ne compi? 81. E lui? Catametron! Con. Ok, sentiamo le sue parole. Catametron. Ora attenzione, voi non potete pensare un pensiero al di là delle parole che avete in bocca. Non potete, perché per pensare ci vuole la parola corrispondente. Il linguaggio non è uno strumento al servizio del pensiero, ma è la condizione per pensare. Se hai poche parole, pensi poco. E se pensi poco, non puoi articolare un discorso tranquillo. Devi articolare un discorso con le poche parole che hai, che devono essere urlate, un po' volgari e possibilmente un po' violente. Perché hai poche parole, non riesci a importi con quelle poche parole. Poi questo impoverimento del linguaggio fa sì che con le poche parole che hai le devi usare con tutta la violenza per farti sentire, e poi naturalmente con l'anonimato, perché con l'anonimato non puoi dire quello che vuoi, ma tu dalle tue azioni rispondi se hai un nome, ma se non hai un nome resta solo l'insulto che vola per queste macchine infernali che sono le macchine della rete. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Io e il mio attuale ragazzo, dice l'ascoltatrice. Buongiorno Fabio, mi sono collegato tardi, non ho capito bene, ma allora hai il moroso adesso? Sì. Allora, aspetta, c'è quello delle... Dov'è l'ascoltatore quello... Aspetta, questo? In una puntata di Friends c'era Joy che faceva finta di essere il proprietario di una Porsche e stava lì vicino e ha anche comprato il vestito, il giubbotto della Porsche, e al che a un certo punto arriva il proprietario e va via. E allora Joy, visto che beccava con sta Porsche, ha messo una pila di cartoni a forma
di macchine con sopra un telo e diceva alle ragazze che l'aveva messa nanna. Se non che i due ragazzi correndoci vanno contro, ribaltano tutti i cartoni. Comunque far finta che una bella macchina è la tua macchina, quella potrebbe essere un'altra strategia di vendita di se stesso, del marketing. Sì, ma io credo che esista già di default. Credo che si possano affittare. Certo, l'affitti per le foto, ma anche elicotteri, aerei, pirati. Sì, 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 quelle si affittano per adesso perché c'è Instagram, ma ai miei tempi, sì, diciamo, sul lago di Garda c'era un genio che aveva aperto una affitto di macchine di lusso vicino alla discoteca dove andavano tutti quelli famosi, ricchi, dove arrivavano anche le donne in cerca, diciamo così, e li affittava. Quindi tu arrivavi con la Porsche così, ma l'avevi affittata a 20 metri. Sì, però poi casca l'asino. Casca l'asino, prima intanto casca lui, casca lei, poi se casca anche l'asino, chi casca l'asino. Prendetelo voi e crofici. Radio DJ, la trovi anche in podcast.